Lucignano è pronta a dare il suo personalissimo benvenuto alla bella stagione. È stata infatti presentata l'81esima edizione della Maggiolata, la festa dei fiori che come ogni anno colorerà il borgo aretino. È un evento che affonda le proprie radici nella civiltà contadina della Valdichiana e che festeggia il momento, l'arrivo, la rinascita, l'arrivo della primavera, e credo che Lucignano è uno dei borghi medievali più belli della nostra regione, e quindi ci sono tutte le caratteristiche, non soltanto perché possa riuscire, questo certamente riuscirà, ma perché possa attrarre il maggior numero di turisti. È una manifestazione storica, un'eccellenza, organizzata da un comune dinamico e da sindaco Roberta Casini, che ha richiesto il sostegno di Estra ma anche del socio Coingas, e siamo ben felici di continuare a dimostrare anche in questo caso una vicinanza particolare alle più belle manifestazioni che portano diciamo in alto il nome delle nostre belle cittadine. Poche manifestazioni a mio avviso hanno la qualità e la longevità della Maggiolata di Lucignano. Questo significa 81 anni di tradizioni, quindi questo significa che l'idea era giusta e che la comunità di Lucignano è veramente capace di conservare memoria e tradizioni non in modo statico ma veramente innovativo e moderno. Tre le sfilate lungo le strade del centro storico di Lucignano in programma. Prima sfida 3-4 rioni lucignanesi è in programma per domenica 20 maggio, martedì 22 sarà invece il turno dell'edizione notturna ed infine domenica 27 l'ultima uscita dei carri allegorici completamente rivestiti di fiori. È un'edizione che viene dopo un anniversario importante che è stato l'anno scorso l'80esimo, quindi quest'anno abbiamo faticato per stare al passo, ma credo che c'è stato tanto entusiasmo, tanti giovani, i carri sono bellissimi, il tema rappresenta uno dei capisaldi della nostra gioventù, che è il carosello, e abbiamo un presidente di giuria d'eccezione che è il professor Claudio Santori.